Ah, ragazzi, buongiorno. Scusate, ma ero immerso nella musica. Stavo testando il mio nuovo impiantino della Logitech. Comprarlo? Non comprarlo? Vi porterò la mia personale recensione. Venite con me. Ragazzi, adesso andremo a installarlo e provarlo. Allora, qui abbiamo i nostri satelliti. Qua abbiamo il nostro sub. Lo giriamo un attimo. Sono presenti, come vedete, i quattro jack, il blu, il nero e l'uscita aux. Qua collegheremo i nostri due satelliti, il canale destro e il canale sinistro. Questa è un'uscita per poter collegare il nostro impianto 2.1 alla TV, a un tablet, a un telefono. E in ultimo, questa rotellina ci permetterà di gestire i bassi del nostro impianto. Collegato al nostro sub vengono fuori due fili. Un filo si collega alla nostra rotellina che ci permetterà di gestire il volume, un pad ci permetterà di poterlo poggiare senza graffiare la base, è presente questo indicatore che ci permetterà di vedere a che livello è il nostro volume. Il tasto on off ci permetterà di accenderlo. Qua c'è un piccolo LED che si accenderà una volta alimentato il nostro impianto. E sulla parte destra vediamo anche il jack per poter collegare le nostre cuffie. Inoltre è compreso anche questo cavo jack già integrato. Come vedete non è placcato in oro, è un semplice cavo jack. Mi sembra abbastanza fine, andremo poi a verificare un po' la qualità dell'audio. Ci permetterà subito di poterlo collegare al computer o a un dispositivo tipo tablet o telefono. Infine il nostro cavo di alimentazione, che insomma anche abbastanza lungo. Adesso assembliamo il tutto e andiamo a vedere nel dettaglio i nostri satelliti. Woofer medio alti, cassa in legno di colore grigio. Qui abbiamo il nostro cavo jack, in questo caso di colore nero. Satellite, qui abbiamo il nostro brand con la scritta Logitech. Sulla parte inferiore ci sono questi piedini di gommati per non rovinare la base. C'è una particolarità per gli intenditori, dopo vi farò vedere, è il cavo di colore blu. Come vedete qui ci sono i due colori, così sarà più facile installarli correttamente. Per quanto riguarda gli speaker, tutti consigliano di avere una piccola base sotto per evitare che il suono rimbalzi sulla superficie, ed è per questo che Logitech ha creato questa piccola base. Vi faccio vedere con questo piccolo scalino, dove praticamente favorirà l'uscita. In questo modo si poggerà, come vedete, in questo modo, così, in modo tale che il suono non sia che non rimbalzi sul legno o sulla superficie, ma vada direttamente direzionato verso il nostro ascoltatore. Una piccola chicca. Togliamo questo avvolgicavo e srotoliamo i nostri cavi. Ecco qua, alimentazione che andrà a parte, e qui abbiamo il nostro jack. Il cavo è abbastanza lungo, come potete vedere. Adesso andremo a sistemarlo. Ci spostiamo un attimo. Andrò
a sistemare il mio impianto. Il sub verrà posizionato qui, canale destro, e canale sinistro. Qui è presente la nostra mitica TV, la nostra Smart TV Samsung da 55. E lì, piccolo spoiler, ci sarà a breve una sorpresina. Rimanete sintonizzati. Allora, lo andremo a posizionare da questa parte, quindi in questo modo, così. Il nostro canale sinistro, togliamo questa plastica, sraccordiamo i cavi. E andiamo a inserirlo. Prendiamo l'altro satellite. Togliamo sempre la nostra copertura di plastica. Ecco qui. Rimuovere la protezione e lo andiamo a inserire. Adesso andremo a sistemare tutto questo groviglio infinito di cavi. Canali e il nostro jack lo posizionerò temporaneamente qui per testarlo e provarlo, poi magari vedrò se spostare il sub da qualche parte o metterlo temporaneamente lì sotto, anche se farebbe un eco veramente bestiale. Vediamo un attimo poi come organizzarci. Già vedo una pecca: il cavo, secondo me potevano farlo anche quei 20 cm più lungo per favorire il posizionamento anche su un soggiorno grande come il mio. Magari le casse sono principalmente progettate per essere tenute su una scrivania, ma questa essendo la stanza che uso di più il soggiorno, mi piacerebbe tenerlo qui. Ma non perdiamoci in chiacchiere e testiamolo subito. Allora, primo test, andiamo a collegare il nostro jack al nostro iPhone con un adattatore Lightning. Accendiamo attraverso il pulsante. Come vedete, la spia verde si è illuminata. Mettiamo intanto al minimo e facciamo partire la canzone. Diamo una regolata ai nostri bassi. Burning like ember, stalling timber, long before the days of no surrender years ago. Fantastico, no? Questo è il volume massimo. Testiamo un'altra canzone. Qui ci sono un po' di strumenti. Mettiamo al massimo. Oh,
questa volta lo faremo con un iPad. Qui per fortuna abbiamo ancora l'uscita jack per una connessione più agevole. Ecco, riprodurremo la stessa canzone, andiamo ad accendere e diamo play. Ragazzi, la differenza è veramente abissale. Avete visto la differenza? Non so se il microfono è riuscito a farvi capire, ma dal vivo veramente le differenze si sentono tantissimo. Non so se è l'adattatore Lightning dell'iPhone o è semplicemente un discorso di mettere più adattatori che sia una perdita. Sono un tipo abbastanza esigente, per non usare altre parole. Vorrei fare un'ultima prova ed è quella di sostituire il cavo jack che loro ci danno con un cavo jack RCA. Abbiamo l'uscita lì sul sub, vediamo le differenze. Questo è un cavo che, come vedete, già ha un certo spessore, un certo calibro, ha, come potete vedere, faccio vedere i contatti placcati in oro HD Gear. Questo l'ho usato per un mio vecchio impianto, adesso andremo a testarlo anche di un certo peso. Ovviamente il calibro cambia nettamente, adesso andremo a misurarlo. Allora, rimuoviamolo. Abbiamo il nostro calibro, andiamo a misurarlo. Allora, 2,4 mm. Adesso misuriamo il nostro, anzi il mio. Cioè, capite un po' la differenza, 5,1 mm. È vero che comunque partono due canali e ne ritorna uno solo, ma anche in questo caso il calibro è il doppio e i contatti sono in oro. Testiamolo subito. Cavo, come vedete anche qui ci sono i colori, rosso e bianco, e andiamo a inserirli. Questo cavo jack qui non ci servirà, quindi lo andiamo un attimo a mettere da parte, e questo sarà il nostro cavo che andremo a inserire qui nel nostro iPad. Ecco qua, lasciamo un attimo al minimo e facciamo partire la canzone nuovamente. Ragazzi, come avete sentito, magari il microfono spero che abbia preso tutte le frequenze, la qualità è nuovamente migliorata. Adesso faremo l'ultimo test, lo proveremo con il mio PC fisso e vediamo se
ci sono delle differenze. Col PC faremo un'altra bellissima prova, cioè sarà quella di non utilizzare l'audio che viene fuori da YouTube, ma utilizzare della musica punto FLAC senza riduzione e tagli di frequenze né alte né basse. Lì magari potremmo provare delle emozioni. Allora, abbiamo posizionato temporaneamente il nostro sub qui nella mia postazione. Ovviamente, avendo poco spazio nella cassa, l'ho dovuta mettere un po' più alto, non un po' più bassa. Allora mi scriverete tutti: ma no, ma allora è tech, ma non devi fare così. Allora, è soltanto una prova per farvi un attimo capire. Il retro del mio PC, io ho una scheda madre dell'Asus, la B360F, vi lascio sopra il link dell'unboxing e della recensione se volete dare un'occhiata. Qui c'è un'uscita molto particolare che è l'uscita ottica, quindi nel caso in cui volessi collegare degli impianti amplificatori con uscita ottica, l'audio ovviamente migliorerebbe ancora di più. E questo è il nostro cavetto dell'impianto che arriva fino a qui, che va collegato qua. Ovviamente la mia scheda madre supporta il 7.1, qui ovviamente solo 2.1, quindi attaccheremo solo il jack nella parte di colorazione verde. Andiamo ad accendere il nostro impiantino, teniamo sempre il volume al minimo intanto. Qui abbiamo la nostra cara LP. Ragazzi, non male. Voi cosa ne dite? Neanche questo, ma la vera prova sarà cambiare il cavo. Prima il rosso, così, e poi il bianco. Allora, scolleghiamo questo che non ci servirà più, prendiamo il nostro cavo e lo andiamo a inserire. Thank you.
Ragazzi, devo dire che la qualità è nettamente superiore. Ma adesso vi farò ascoltare un altro brano, sempre da YouTube, molto famoso. E poi ascolteremo lo stesso brano, senza video, ma solo audio. Un brano FLAC, dal peso non indifferente. Vediamo se riuscite a cogliere le differenze. Adesso andiamo all'altra prova. Ora abbiamo preso un brano FLAC. Vi faccio vedere un attimo, valutare la dimensione. Qua siamo a circa 22 mega. Non è un comunissimo MP3, ma come vedete un brano FLAC. Qui non ci dovrebbe essere nessuna perdita di qualità, ma basta ascoltare per scoprirlo. Utilizzeremo VLC player. È incredibile. Cioè, ragazzi, è veramente ingestibile a tutto volume, devo dire. Pazzesco, pazzesco, veramente incredibile. Adesso vediamo perché comprarlo e perché no. L'ho provato per circa un mese, adesso vi porto la mia personale recensione con i pro e i contro. Cominciamo dai tasti dolenti, i contro. Beh, ho riscontrato a impianto spento un rumore di sottofondo molto lieve. Il mio consiglio per risolverlo? Utilizzare una ciabatta che vi permette di spegnere completamente il vostro impianto, ma in questo caso magari anche tutto il vostro computer. Secondo contro, questo che vedete qui potrebbe essere un tweeter, ma in realtà non c'è niente, quindi è solo una finitura estetica per il nostro speaker. Peccato. Il terzo contro, il cavo jack da 3,5, quello che ci danno in dotazione, troppo sottile e non avendo neanche un contatto in oro, i disturbi sono comunque molto alti. Ma adesso veniamo ai pro, quindi perché comprarlo? Beh, l'incredibile potenza, come avete sentito, stiamo parlando di 80 watt, una potenza incredibile. Un design molto bello e molto curato, casse in legno in questa colorazione grigia e nera. La rotellina del volume, che ci permette di poter gestire il nostro volume, un piccolo LED ci indicherà se è acceso o spento ed è anche presente un'uscita per collegare le nostre cuffie da 3,5. Ottimo. Le basi rialzate, come vi ho fatto vedere nel video unboxing, questo permetterà di poter direzionare l'audio verso il nostro ascoltatore. Una chicca che pochi conoscono. Brava Logitech. E infine la presenza dell'uscita AUX, il canale destro e sinistro, che ci permetterà di poterlo collegare eventualmente a un cellulare, a un tablet o in questo caso magari a un PC fisso. Vi consiglio di acquistare dei cavi abbastanza performanti per poter godere appieno la potenza di questo bellissimo impianto.
Beh, dulcis in fundo, il prezzo lo trovate su Amazon a circa 50 euro, un best buy assolutamente da comprare se volete cominciare ad ascoltare la musica a un buon livello. A questo punto non mi resta far altro che ringraziarvi. Se vi è piaciuto questo video, vi ricordo di supportarmi lasciando un bel like, iscrivetevi qui sotto al canale per non perdere i prossimi video, commentate e fatemi sapere anche voi che impianto audio utilizzate. Da Logitech Loretech era tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao!